Cari ascoltatori, benvenuti al primo appuntamento speciale dedicato al Festival di Sanremo 2025, un evento che già da oggi ci fa fremere di curiosità ed attesa. Carlo Conti, il gran cerimoniere di questa edizione, ha annunciato al TG1 i 30 big che saliranno sul palco dell'Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. E signore e signori, si preannuncia un'edizione da fuochi d'artificio, non solo per la caratura degli artisti, ma anche per le novità del regolamento che con qualche tocco di classe Conti ha saputo rendere ancora più intriganti. Tra i nomi annunciati spicca quello di Rama, un artista che promette scintille e che ha fatto della sua presenza a Sanremo un marchio di qualità e continuità. Oggi dedichiamo il nostro episodio proprio a lui in attesa di scoprire quale capolavoro ci regalerà sul palco dell'Ariston. Ma prima ricordatevi di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al nostro podcast Radio Puggino On Air su Spreaker, Spotify e al nostro canale YouTube Marco Puggini. Lì trovate non solo tutti gli episodi del podcast, ma anche la mia musica, inclusi i brani del mio ultimo album, La prima goccia di pioggia. Un bel mix tra note e parole. Sanremo 2025 segna un ritorno alla tradizione e allo stesso tempo una piccola rivoluzione. Carlo Conti, davvero veterano, ha reintrodotto la separazione tra le categorie big e nuove proposte. Le due sezioni distinte e autonome daranno spazio a nuove voci, senza togliere luce ai grandi nomi. Non meno interessante la nuova serata cover, che diventa una gara a sé stante. I cantanti potranno esibirsi in duetti, collaborazioni inedite e ci aspettiamo momenti di vera magia. È chiaro che Conti vuole lasciare il segno con un'impronta personale che coniuga innovazione e rispetto per il passato. Parlando di segni indelebili, è impossibile non citare Rama. Nato nel 1995 all'anagrafe Filippo Maria Fanti, Rama ha fatto della sua musica un manifesto di emozioni e stile. La sua carriera è decollata grazie alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, ma non si è fermato lì. Da allora il suo cammino è stato costellato di successi e di esperienze che lo hanno reso un artista versatile e profondo. La televisione è stata il trampolino di lancio per Rama. Dopo Amici lo abbiamo visto al Summer Festival su Canale 5, in tempi più recenti in programmi come Amici Speciali e Reality Celebrity Hunted su Prime Video. Ogni esperienza ha contribuito a plasmare un artista capace di parlare a generazioni diverse. Sanremo è sempre stato un palcoscenico speciale per Rama. Lo ha calcato per la prima volta nel 2016 tra le nuove proposte con Cosa resterà. Sebbene eliminato in finale, non si è perso d'animo. Nel 2019 è tornato nei big con La ragazza dal cuore di latta, piazzandosi settimo, e ha continuato a lasciare il segno con brani come La genesi del tuo colore nel 2021, Ovunque sarai nel 2022. E tu no nel 2024. Ogni partecipazione ha aggiunto un capitolo al suo libro musicale, mostrando una crescita costante. L'attesa per il brano di Rama è alta. Se la sua storia sanremese ci insegna qualcosa, possiamo scommettere su un pezzo che unirà intensità emotiva e ricerca musicale. Che sia una ballata struggente, un brano ritmato e moderno, Rama non lascerà indifferenti. E con questa carrellata sulla carriera, sulle aspettative per Rama, vi salutiamo ricordandovi che questo è solo l'inizio. Ogni giorno fino al festival seguiremo gli sviluppi, gli annunci, vi racconteremo tutto su ogni big in gara. Fateci sapere nei commenti cosa pensate di questa edizione e delle vostre aspettative su Rama e gli altri artisti. Ricordatevi di iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al podcast su Spreaker, Spotify e al mio canale YouTube Marco Puggini. E per chiudere in bellezza vi lascio con uno dei miei ultimi singoli, Canzoni da insonni, un brano che parla di musica, sogni, notti insonni, perfetto per accompagnare questo viaggio verso Sanremo. Buon ascolto e a presto su Radio Puggini On Air. Canzoni da insonni, rimaste nascoste, cercate per anni per darmi risposte. Portate dal vento, rubate ai poeti, nel mio spazio-tempo non è quel che vedi. Do solo raccolte, vestite d'amore, che si abbinino bene,
con ogni colore, e poi le ho sporcate con malinconia, perché ogni parola fosse più mia. Basta, non hai più l'età, sono solo invidiosi della tua libertà, non hanno coraggio d'uscire dal guscio, devoti allo sfoggio, ma ce l'hanno moscio. C'è ancora chi annega una guerra mondiale, c'è ancora chi prega per restare uguale. La musica è solo il mio modo d'amare, è niente di nuovo quando è tutto uguale. Folli, tenetele strette, non sono da bulli, da mezze calzette, non piacciono a quelli a cui aprono gli occhi, e per il sistema son zecche pidocchi. Canzoni per pochi, ma scritte per tutti, per quelli mai nati, per quelli mai morti. Nel mio quaderno c'ho un sacco di bozze, io non sarò eterno, ma loro son vostre. Oh, oh, oh.